Buonasera, buonasera a tutti da parte mia e da parte di Skyway. Mi sentite? Mi date un feedback se mi sentite bene? Se devo alzare il volume oppure no? Vediamo un po', sì. Tutto bene? Ok. Molto bene, buonasera di nuovo. Rinnovo i miei saluti a tutti quelli che sono collegati. Questa sera vediamo un pochino più in modo più approfondito, cerco di darvi un pochino di notizie legate a quello che è l'aspetto fi economico finanziario. Bene, partiamo tutti, benvenuto anche ai presenti. Stasera ci sono un po' di persone che non hanno mai partecipato, quindi è doveroso spiegare chi è Skyway, da dove nasce e poi andare in profondità sui temi attuali. Skyway, la nuova generazione del trasporto. E aggiungiamo con questo logo che c'è nella prima slide la nostra energia in movimento. Sì, perché l'energia che diamo tutti noi per diffondere questo progetto tutti i giorni con le persone a noi care, che conosciamo, a tutte le persone a cui possiamo dare notizia di questo grande progetto, è un'energia che si muove e che trasmettiamo a tutti gli altri. Bene, da questa slide vi voglio far notare quali possono essere quei personaggi che nella storia hanno cambiato radicalmente un pochino il mondo, radicalmente un po' tanto il mondo. Allora, partiamo da Henry Ford. Chi non conosce Henry Ford, ma soprattutto il cognome di Henry, appunto Ford, è quella persona che ha veramente dato una svolta importante nel periodo dell'industrializzazione e con lo sviluppo delle automobili. Ford è un marchio molto importante, riconosciuto a livello mondiale, e questo illustre progettista, ideatore di questa macchina, ha creato lavoro, ha creato enormi cambiamenti che poi possono essere oggi ritenuti poco efficienti da un punto di vista del rispetto ambientale. Comunque sia, ha dato origine con il periodo industriale a un enorme cambiamento. Possiamo anche passare a Gustav Eiffel, che con la sua progettazione di questa architettura moderna, se per così dire, la Torre Eiffel è un simbolo a livello mondiale, capitale della Francia, appunto, Parigi, ed è da qui è nato un pochino il periodo di progettazione industriale con appunto il ferro, l'acciaio, e da qui anche tutte le strutture di supporto, le infrastrutture legate alla comunicazione. Un altro importante personaggio, ma un pochino forse meno conosciuto, è Igor Sikorsky. È poco conosciuto, ma se noi pensiamo a che cosa ha ideato, poi diventa molto molto più comune il fatto che ha progettato il primo elicottero. Quindi anche qui c'è stato un enorme cambiamento nel modo di muoversi, appunto quello di volare con elicotteri di diverso tipo. Qui invece nel quadro in basso a destra ho messo un punto interrogativo. Perché? Perché qui andremo a scoprire oggi un personaggio molto importante, che è un personaggio dei giorni nostri, che possiamo ritenere già un personaggio della storia, nonostante il processo di cambiamento sia in fase di evoluzione. Andiamo a vedere, a riscoprire chi potrebbe essere questo personaggio. Anatoly Uninsky. Anatoly Uninsky è un
è un astronauta sovietico che nel 1988 ha pubblicato il primo testo scientifico in una conferenza tecnologica che si chiamava Rocket Free Industrialization of Space, che appunto parlava dei problemi, delle idee, dei progetti per il trasporto merci, ma anche delle persone nello spazio. Bene, lui con questo manifesto, questa teoria, aveva espresso l'idea di trasportare le merci nello spazio senza l'utilizzo dei razzi, cioè senza l'utilizzo della propulsione e quindi riduzione dei costi, riduzione del carburante e riduzione dell'inquinamento. Da qui nasce tutta una serie di idee che Juninsky porta avanti. Juninsky è nato il 16 aprile del 1949 in una regione della Bielorussia, a Komarinella. È appunto uno scienziato russo, accademico, ingegnere, progettista, inventore, chi più ne ha più ne metta. È l'imprenditore e il presidente di Skyway, è il progettista generale della Juninsky String Technology, che è l'azienda che si occupa dello sviluppo tecnologico di stringa di Skyway. È l'autore e progettista appunto di questa tecnologia, membro della Federazione Cosmonautica Sovietica, membro dell'Accademia della Federazione e così via. Ha partecipato a progetti riguardanti le Nazioni Unite ed è l'autore di ben, pensate, ben 140 invenzioni e brevetti. Ha pubblicato libri, dei testi scientifici, ha 30 diplomi internazionali, ha un background davvero molto molto importante. E appunto è l'inventore del sistema di trasporto senza razzo per lo sviluppo nello spazio. Tutte queste idee, questi progetti sviluppati da Juninsky a partire dal 1978, quando io avevo 8 anni. È appunto anche progettista non solo di infrastrutture per il trasporto, ma anche grattacieli, infrastrutture legate anche a aspetti architettonici. Devo aggiungere nella slide che è anche un regista di un film che è stato ideato per mettere in evidenza il grosso problema della sicurezza nei trasporti, soprattutto in quell'automobilistico. Qui ci sono alcuni riconoscimenti molto importanti, medaglie d'oro al centro di esibizione in Russia, al Golden Chariot, che è un riconoscimento per il progetto dell'anno nell'industria dei trasporti, medaglie d'oro russe per il progetto di qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un personaggio illustre che ha già, è già un personaggio della storia, nonostante fortunatamente ce l'abbiamo nei giorni nostri. Quindi noi stiamo vivendo la storia presente che poi diventerà una storia per tutte le nuove generazioni. Quindi appunto la storia di Skyway nasce nel 1977, ha quindi 30 anni di studi, di approfondimenti, di test, eccetera, eccetera. Eccetera. E appunto ha creato il dispositivo di trasmissione epicicloidale in grado di sollevare in orbita attorno alla Terra milioni di tonnellate di merci senza usare razzi a carico. Ecco, questa era l'innovazione. Oggi, 2018, servono ancora circa 10-15 anni per poter realizzare veramente una soluzione di questo tipo. Ha lavorato attivamente per 10 anni nello sviluppo della prima generazione di tecnologie di stringa ed è proprio quella tecnologia che praticamente ha sviluppato soprattutto in questi ultimi decenni. Ebbene, quindi in base a tutto quello che ci siamo detti del suo profilo professionale, possiamo aggiungere a...
illustrare Anatoly Juninsky a fianco a questi grandi della storia, Henry Ford, Gustav Eiffel e Igor Sikorsky. Vediamo ora, approfondiamo la sezione della tecnologia di Skyway. Perché la tecnologia di Skyway è importante? Intanto è riconosciuta come l'innovazione del XXI secolo e ha acquisito in questi ultimi anni certificazioni e premi nazionali e internazionali. È un progetto che riunisce molti professionisti, studi tecnici che sviluppano linee proposte per stati un po' in tutto il mondo e quindi riunisce anche esperti nel campo delle innovazioni tecnologiche del trasporto. In sintesi, cos'è? È un sistema di trasporto che però ha una importante caratteristica, è capace di adattarsi perfettamente alle condizioni del mondo fisico reale, consentendo grossi vantaggi per l'umanità. Ci si può muovere in sicurezza, quindi il primo elemento fondamentale in assoluto è la sicurezza, quindi possiamo aumentare la sicurezza. Si muove più velocemente possibile, può raggiungere i 500 km orari, ma ci sono già sviluppi fino a 800 km orari, cioè sviluppi teorici intendo, e brevetti. E con in che modo si muove in questo modo? In luoghi fino ad oggi inaccessibili, cioè in luoghi dove non c'è ancora infrastrutture di tipo quotidiano, che possono essere automobili, possono essere treni, metropolitane, con il minimo impatto ambientale, il minimo impatto ambientale e senza ripercussioni sulla salute, con il miglior rapporto costi-benefici. In questa slide racchiudiamo Skyway. Skyway ha tutte queste importanti caratteristiche: sicurezza, velocità, luoghi inaccessibili, minimo impatto ambientale, salvaguardia della salute, quindi anche dell'ambiente, miglior rapporto costi-benefici. E qui riassumiamo un pochino quello che abbiamo detto in sintesi, quindi rispetto all'ambiente, basso consumo di energia elettrica, lo vedremo in seguito, ottimizza quindi il consumo di energia e quella poca energia che utilizza la possiamo sviluppare da fonti rinnovabili, quindi riduzione dell'inquinamento e minima occupazione della terra fertile, perché Skyway può attraversare i territori coltivati senza ledere lo spazio e senza ledere le coltivazioni delle attività agricole. Costa molto meno rispetto alle altre tipologie di linee, di mezzi di comunicazione, approfondiamo in seguito, ed è veloce da realizzare, quindi si riducono anche i tempi, non solo i costi, ma anche i tempi di realizzazione. La sicurezza abbiamo detto che è l'elemento fondamentale e aumentando la sicurezza si riducono gli incidenti mortali e oltre a questo si viaggia in sicurezza nonostante ci possono essere degli episodi di cambiamenti climatici repentini, cioè molto veloci, e può affrontare eventi atmosferici quali alluvioni alte 10 metri, terremoto con scala Richter 10, tsunami onde 20 metri di altezza, e il vento a una velocità di 250 km orari. In queste situazioni, in queste condizioni, Skyway non rimane fermo in stazione, non rimane fermo bloccato da queste interperie, ma riesce in grado di muoversi. Posso aggiungere anche che si può muovere anche in situazioni di tempesta. Una nevicata abbondante, contro il gelo, tutte le situazioni più estreme a livello atmosferico. Può essere interoperabile
connesso con gli altri mezzi di trasporto già esistenti e appunto può raggiungere territori di difficile percorrenza con gli altri mezzi. Sì, Maurizio mi suggerisce anche la manutenzione essendo in aria. Decisamente la manutenzione nelle linee tradizionali, quelle ferroviarie, come abbiamo visto recentemente, purtroppo un incidente legato a una negligenza nella manutenzione che ha provocato un incidente molto, molto importante e quindi mortale per molte persone. Quindi la manutenzione è ridotta e non solo, anche i costi di gestione sono limitati per il semplice fatto che ovviamente le percorrenze sono su ogni singola linea, quindi una linea dedicata a una sola direzione, non è possibile che ci siano degli scontri tra i mezzi. Ecco, qui vedete alcune foto di simulazioni, queste sono foto dimostrative, perché nella presentazione ci sono foto reali, realistiche e foto dimostrative. Queste sono foto dimostrative, dove vedete a destra mezzi di trasporto appoggiati e sospesi su una struttura rigida. I mezzi sospesi sono gli Unitrack che trasportano merci, invece Skyway appoggiato è il treno ad alta velocità. Poi ci sono invece anche delle linee flessibili, quali la corda flessibile, che permette di collegare grandi distanze tra una stazione e l'altra, superando barriere architettoniche che ci possono essere nelle città, nelle metropolitane e così via. E quindi cavalcavia muniti di binari o corda o stringa. Ecco, questo è un pochino lo scenario. Ma abbiamo quindi parlato di Skyway, ma se noi lo andiamo a confrontare con le altre tipologie di comunicazione, che cosa possiamo riscontrare? Possiamo mettere in evidenza subito, partendo da in basso a destra, l'incidentalità nei trasporti. Quindi, come vedete, abbiamo che Skyway ha la più bassa incidentalità proprio per come viene costruito e come viene messo in sicurezza con dei sistemi antideragliamento. Da un punto di vista dell'inquinamento dell'ambiente, abbiamo che è successo qui. Un attimo. Ecco. Allora, praticamente, da un punto di vista dell'inquinamento dell'ambiente, anche qui Skyway ha l'impatto più basso rispetto a tutte le altre tipologie di mezzi di trasporto. Gli altri mezzi di trasporto sono il treno a levitazione magnetica, che è presente in linee in Giappone, la via monorotaia, il trasporto stradale e il trasporto ferroviario. Questi sono i mezzi di trasporto messi a confronto con Skyway. Per quanto riguarda il capitale investito, e le spese di esercizio, analogamente a quanto visto per l'ambiente e per la sicurezza, Skyway è decisamente a una situazione in cui la riduzione dei capitali è minima rispetto agli altri e anche la spesa di esercizio, la gestione, è più bassa rispetto allo stesso trasporto ferroviario. Andiamo a vedere più in dettaglio ovviamente queste situazioni, mettendole in percentuale. Allora, i costi di costruzione: se Skyway costa 100, il treno costa il doppio, il trasporto automobilistico costa 4 volte quello di Skyway, monorotaia 12 volte rispetto al costo di Skyway e il treno a levitazione magnetica costa 18 di più.
Quindi, da un punto di vista di uno sviluppo, di una diffusione globale di una rete di trasporti veloce, sospesa in aria, possiamo dire che il treno a levitazione magnetica non potrà mai essere utilizzato per i costi eccessivi. Da un punto di vista di efficienza, anche qui Skyway ha la meglio rispetto al treno, all'automobile, monorotaia e treno a levitazione magnetica. Per il comfort, se Skyway ha un comfort 100, il treno è al 50, l'automobile è al 20, la monorotaia è al 50 e il treno a levitazione magnetica è all'80%. Mentre per quanto riguarda la sicurezza, che stasera ho il mouse troppo sensibile. Allora, da un punto di vista della sicurezza del trasporto, se Skyway è 100, il treno ha una sicurezza che è la metà rispetto a Skyway. Ahimè, il trasporto automobilistico è all'1% della sicurezza. Quindi pensate, quando noi prendiamo l'auto tutti i giorni, che alto rischio abbiamo in termini di sicurezza. Monorotaia al 90%, treno a levitazione magnetica al 70%. Quindi vediamo come è vantaggioso Skyway rispetto a tutti gli altri. La compatibilità ecologica, anche qui Skyway al 100%, il treno al 30%, il trasporto automobilistico al 10%, monorotaia e treno a levitazione magnetica al 50%. Quindi diciamo che da un punto di vista di sicurezza ambientale, costi di investimento per la costruzione, il mantenimento e la gestione, Skyway ha la meglio su tutti i mezzi di comunicazione. Skyway è una tecnologia che è fortemente innovativa ed ha per avere una completezza di mezzo di comunicazione diversi componenti che, presi in considerazione uno a uno, non possono gestire una comunicazione di questo tipo, ma se messi, composti, messi insieme, creano la struttura Skyway, la tecnologia Skyway per la comunicazione. Abbiamo la struttura, le stringhe, i pali che sorreggono la struttura stessa, abbiamo i mezzi di trasporto, merci e passeggeri, sistemi antideragliamento, sistemi di navigazione e quindi è tutto un progetto complesso, molto complesso, in cui Unisci ha spezzettato in tante componenti che a loro volta sono brevettati, quindi ogni componente è un brevetto, più brevetti ci sono e più è sigillato e protetto il progetto dalla concorrenza e da altre tipologie di soluzioni. Per questo ha fatto moltissimi brevetti per anche delle semplici varianti di progetto per far sì che sia blindato dalla concorrenza, che può essere uno degli elementi più importanti di questo di rischio, se vogliamo, del progetto. La tecnologia è basata sulla rotaia innovativa a corda. Qual è l'innovazione? È quella di avere intanto una superficie di contatto della ruota di acciaio con il binario, lo chiamiamo binario, ma in realtà una corda, che ha appunto una superficie piatta, quindi la ruota appoggia completamente su tutta la superficie, a differenza di un binario di un treno, dove c'è un appoggio limitato in un punto del binario stesso, attraverso appunto la ruota che non è piatta, ma ha una forma curvata. E abbiamo quindi la testa di acciaio della rotaia, materiale di riempimento, che è un calcestruzzo speciale,
poi c'è un elemento di fissaggio della corda al corpo della rotaia che contiene appunto questa corda costituita da un fascio di fili di acciaio che sono anticipatamente tesi. Perché sono tesi? Perché permettono di mantenere continua questa corda, questa struttura, questa stringa, senza avere delle interruzioni per la conseguenza delle dilatazioni termiche, come si hanno nei binari dei treni. Questa superficie piatta della testa permette di avere un attrito allo scorrimento delle ruote dell'unibus molto molto basso, addirittura è 100 volte più basso della rotaia, scusate, della ruota gommata di un veicolo che scorre su strada. In effetti, la potenza necessaria allo scorrimento, appunto per questo pneumatico di un veicolo, è di 1100 kW. La stessa ruota di acciaio sulla la stringa di Skyway è 9,2 kW, quindi c'è un fattore 100 di riduzione dell'attrito. Questo fa sì che per le stesse condizioni di velocità è necessario 100 volte meno consumo di energia. Quindi si riduce e si risparmia energia, si riduce l'inquinamento e quindi abbiamo la possibilità di utilizzare energia rinnovabile, forza di attrito, che si oppone al movimento stesso del veicolo. Altro aspetto fondamentale sono il vantaggio nelle infrastrutture. Mentre in un ponte tradizionali con travi appoggiate, mi viene sempre in mente l'ultimo ponte di attraversamento della tangenziale qui a Bologna che stanno facendo per collegare l'aeroporto alla stazione dei treni. Linea utilissima, sarà utilissima, ma al tempo stesso con un'enorme spesa per fare questa piccola linea per il treno che collega una specie di treno, di veicolo che collega l'aeroporto di Bologna Marconi con la stazione dei treni e c'è un'enorme quantità di materiale, cemento armato e quindi una serie di infrastrutture molto molto pesanti e che rappresentano appunto il 90% del carico, mentre è quindi solo il 10% il peso di questo mezzo. Il ponte realizzato con la tecnologia stringa Skyway ha una situazione che è l'opposto: il 10% rappresenta solo la struttura, il 90% il carico dei mezzi che si muovono sul ponte stesso. Questo permette di ridurre i costi, ridurre i tempi di costruzione e ridurre i materiali necessari per l'utilizzo di questa infrastruttura. Qui vediamo un esempio di una possibile situazione dove su due livelli abbiamo due trasporti, urbano con una velocità massima di 150 km/h ed extraurbano con la velocità massima di 500. Quindi Uniski, una volta brevettato, progettato tutta una serie di possibili innovazioni per l'assemblaggio della sua tecnologia di Skyway, ha iniziato la fase di sviluppo e quindi sviluppo della tecnologia e la diffusione nel mondo. In che modo? Si è, affiancato a un discorso di avere dei fondi, perché chiaramente per fare operazioni di questo tipo è necessario un sostegno, un supporto molto importante di fondi, e ha provato a avere una partecipazione bancaria, ma gli hanno chiesto un 60% della società e quindi ha rinunciato e ha iniziato la raccolta fondi attraverso le persone private, le piccole e medie imprese e così via. E quindi è andato avanti
dal 2014 con la raccolta fondi. Questa raccolta fondi chiaramente permette di portare avanti lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo della produzione delle infrastrutture, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, e quindi ha portato avanti ovviamente aspetti di sviluppo tecnologico, quindi progettazione della tecnologia della stringa, ma nello stesso tempo anche sviluppo di relazioni con delegazioni di vari paesi interessati a portare questa tecnologia nel proprio paese. C'è da dire una cosa molto importante. Quando una società parte, una startup inizia a sviluppare un'idea, un progetto, molto spesso si avvale ovviamente sono nate apposta le banche per sostenere business, progetti innovativi. E quindi cosa succede? Che l'azienda si mette in deficit, cioè parte con dei debiti, e questi debiti devono essere ovviamente ricoperti, rimborsati con il finanziamento che può essere dato in anticipo dagli istituti finanziari, gli istituti di credito. In questa fase invece, Skyway, partendo con la raccolta fondi da parte dei cittadini, ovviamente non ha in questo momento dei debiti, quindi è una società sana, una società che si sta sviluppando. Il meno di tutto questo è che ci vuole più tempo, chiaramente. Perché? Perché non ha a disposizione tutti quei soldi che servirebbero per sviluppare in modo un po' più veloce. Con questo possiamo comunque ribadire che l'azienda è sana, nel senso che non ha debiti con nessuna banca, e questo ha un valore inestimabile, il fatto di avere un'azienda sana che sta sviluppando un progetto di tali dimensioni. La realizzazione del progetto ne segue dal fatto di una certificazione della tecnologia che si sta portando avanti in questo ultimo anno e mezzo, e per poi arrivare già quest'anno ecco, l'uso della tecnologia, più che l'uso, lo sviluppo della tecnologia in altri paesi che non solo quello di origine. Quindi lo sviluppo della tecnologia ha portato a uno sviluppo anche di lavoro professionale. 180 persone lavorano dentro l'azienda Skyway, che sviluppa appunto le tecnologie. Ci sono i reparti amministrativi, finanziari, economici, di comunicazione, marketing, di relazione e via dicendo, insomma. A tal punto si sono sviluppati 15 uffici di progettazione che sono dedicati per ogni singolo progetto dislocato in vari paesi a livello mondiale. Qui vedete alcune foto del reparto di sviluppo produzione dei mezzi con operai specializzati che hanno acquisito un'esperienza importante su una tecnologia innovativa, quindi sviluppo anche di lavoro. Presente ovviamente in quei paesi, sarà presente in quei paesi che vorranno cavalcare l'onda di questa tecnologia. I trasporti si differenziano a seconda delle caratteristiche: trasporto urbano, il trasporto merci, il trasporto extraurbano ad alta velocità. A seconda del trasporto abbiamo velocità più basse, fino a 150 km/h il trasporto urbano, 120 km/h il trasporto merci, 450-500 il trasporto extraurbano ad alta velocità. Il traffico passeggeri quindi è diverso a seconda della capienza ovviamente dei mezzi utilizzati. Pensate che solo il trasporto urbano può trasportare fino a 50.000 persone all'ora.
ora, quindi potete immaginare qual è la capacità di trasporto di questi mezzi. È veramente importante. Anche qui altre applicazioni, abbiamo il camion autocarro che può trasportare i mezzi tradizionali come camion, automobili da un punto A a un punto B per poi lasciare il seguito di corso di spostamento ai mezzi tradizionali sulle strade normali o autostrade. Possibilità di posizionare anche la Skyway su linee che attraversano zone di porto, zone di mare, per il carico e lo scarico merci dalle navi, evitando così rischi, quindi evitando problemi legati all'ambiente, ma anche alla sicurezza nelle zone portuali. Skyway sarà utilizzato anche per le smart city. Qui stasera non ci siamo proprio con le slide. Che mi scorrono. Allora, le smart city chiaramente possono sviluppare la tecnologia Skyway perché con delle stazioni a grattacielo si attraversa una città intera senza andare a deturbare diciamo, l'architettura locale. E scavalcando ovviamente questi limiti architetturali che ci possono essere. Quando sono stati fatti i primi test di questa tecnologia? Nel 2001 è stata costruita la prima tecnologia Skyway sperimentale, nella quale si può notare dalle piccole foto che ci sono qua di fianco come chiaramente. Abbiamo visto che c'è un camion militare che va su queste guide per fare una dimostrazione di carico su queste guide stesse e c'è un filmato dove si ritrae Uniski sotto questa linea che è un po' provocatorio il fatto che lui si sente talmente sicuro che la struttura sostiene il camion da starci anche sotto alla linea quando c'è l'attraversamento. Queste invece sono foto molto più recenti dell'anno scorso, dove qua c'è Beatrice che è la responsabile regionale di Italia, è ungherese, ha portato il progetto in Italia per Skyway. E l'anno scorso a luglio nell'Ecotecnopark c'è stata appunto questa manifestazione dove ci sono i primi mezzi di trasporto, l'unibike che è un mezzo dove si può anche pedalare, quindi si può dare un contributo all'energia necessaria per il movimento del mezzo. C'è l'unitrack per il trasporto merci e c'è l'unibus che ha più posti rispetto a l'unibike sulla linea a stringa rigida. Questo ecotecnoparco si trova appunto in Bielorussia con un'estensione di 36 ettari e in questa estensione c'è anche un prolungamento per costruire la linea di 15 km per una velocità di 450 km/h e di credo se non mi sbaglio di 25 km per fare i test a una velocità di 500 km/h. Questo parco ovviamente ha anche delle altre tipologie di linea, la linea con il complesso urbano monorotaia e il complesso merci che sono racchiusi con un anello per simulare appunto le linee di questo tipo.
Qui vedete alcune immagini invece reali delle linee appunto all'Eco Technopark in Bielorussia, Marina Gorki. Mi si... Allora, 28. Ok. Bene. A questo punto ci sono già stati fatti dei test, c'è una certificazione importante riconosciuta dal ministro, Ministero dei Trasporti russo, ci sono certificazioni anche a livello europeo e ci sono dei certificati rilasciati a UNISC anche dal Giappone, quindi come vedete ci sono, cominciano ad esserci parecchie certificazioni, al punto che comunque i paesi interessati hanno fatto dei preordini per una montata di 180 miliardi di euro. I paesi coinvolti maggiormente in questa fase sono Australia, India, Emirati Arabi, Russia e tanti altri paesi. Qua vedete il ministro dei trasporti, l'ex ministro dei trasporti, Roduc, australiano, che è stato in visita di recente anche in Bielorussia, dopo esserci stato l'anno scorso a marzo. Qui vedete una mappatura dell'Australia dove ci sono già stasera non ci siamo proprio con queste slide. Vediamo un po' se riesco a tenerlo fermo. Allora, scusate, ma stasera non ci siamo proprio. C'è qualcosa nel mouse. Ok, ci siamo. Ok, quindi certificati. Quindi questi paesi, appunto per appunto l'Australia, sta lavorando su una mappatura del territorio con diverse fasi. Diverse linee che prima inizieranno a collegare le città principali, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, per poi andare a collegare altre posizioni per finire anche una fase 3 che sono piccoli collegamenti anche attraversamenti nel mare. Questo è un esempio appunto di un attraversamento dalla terra a ferma un'isola. Questa è appunto invece un'isola, un'oasi nel verde, dove ci sono le unità abitative residenziali a cerchio concentrico con la stazione dove partono le linee. Si vedono pochissimo le linee perché a grande distanza i cavi è come se non ci fossero. Qui invece abbiamo un anno fa, esattamente un anno fa, un accordo importantissimo con l'India dove è stato stipulato un contratto che include tre progetti. La somma del contratto è 926 milioni di dollari. Anche qui ci sono sviluppi importanti, c'è una potenzialità di linea di 4,5 milioni di chilometri e qui abbiamo il primo progetto commerciale suddiviso in due fasi, una per una linea di 12 km e l'altro di 129 km. Anche gli Emirati Arabi non stanno a guardare, stanno sviluppando un importante progetto con un stanziamento, un pre-stanziamento di 1,5 miliardi di dollari. Qui vedete UNISCHI che è ritratto in una foto con il Dalai Lama che ha visitato l'anno scorso e il Dalai Lama ha avuto un benestare su linee Skyway perché non vanno a devastare gli attraversamenti che possono fare in luoghi incontaminati come quelli del Tibet. Qui chiaramente c'è una descrizione di un memorandum tra Skyway Technology Indonesia e una società del posto per una superstrada lunga 10 km e ovviamente anche un progetto di area commerciale vicino al porto di Yorong, il quale prevede una montata di, ci sono più di 10 progetti, che
prevedono un ammontare di 42.532 milioni di dollari per 4.167 km di linea. Questi progetti sono sostenuti al 75% da investitori indonesiani, investitori di Corea del Sud e di Singapore. Il restante 25% è riservato al finanziamento da parte di investitori locali. A questo punto, io mi pongo questa domanda, come mi sono posto io 2 anni fa, nel 2016, quando sono venuto a conoscenza di questo progetto, grazie a Gabriella, che ringrazio per avermi informato di questo progetto, perché in Italia nel 2016 non c'era nulla, o praticamente nulla. Skyway, come può cambiare la nostra vita? Allora, intanto, come possiamo partecipare? Noi possiamo partecipare a questo progetto attraverso il crowd investing. Il crowd investing è diciamo una donazione che si può fare per la costruzione, in questo caso specifico per la costruzione dell'Eco Techno Park. L'Eco Techno Park, che è costruito con una raccolta fondi di 234 milioni di dollari, e oggi, già utilizzati questo ammontare, oggi l'Eco Techno Park vale 4 volte tanto, quindi circa 1 miliardo di dollari. E donando, quindi aiutando alla costruzione di questo Eco Techno Park, si diventa partecipanti. Vengono riconosciute delle quote di partecipazione da parte dell'azienda. Queste quote non sono azioni, ma lo diventeranno nel momento che l'azienda entrerà nel mercato borsistico. Oggi per ogni dollaro vengono assegnate dalle 80 alle 120 quote, e queste possono essere acquistate appunto facendo una donazione. Dopo l'entrata in borsa, gli economisti ritengono che queste quote naturalmente avranno un valore molto più alto, si prevede un 1000%, ma chiaramente questo non è un prodotto finanziario, non c'è una garanzia del deposito emesso, è semplicemente un deposito di soldi a fronte di una startup che si sta sviluppando, innovando. Che certamente è a un buon punto, non ci sono dei grossi, diciamo, i rischi più grossi sono stati eliminati, però ci vuole il suo tempo per farle maturare un progetto di tali dimensioni. Quando queste quote di partecipazione che noi possiamo ottenere verranno trasformate in azioni, noi avremo anche la possibilità di avere dei dividendi per la vita. Perché? Perché ad ogni fatturato utile dell'azienda verrà suddiviso per gli investitori, che saremo poi a tutti gli effetti degli investitori. Oggi, in questo momento, non siamo investitori, ribadisco ancora una volta, questi non sono prodotti finanziari, ma sono semplicemente raccolte di fondi per portare a termine l'Eco Tecnoparco. Si investe su una proprietà intellettuale, nel senso che ci sono delle stime di questo progetto, di questa tecnologia molto, molto grandi, 400 miliardi di sterline, e ovviamente acquistando, ricevendo queste quote di partecipazione, si diventa anche coproprietari di una società dei trasporti a livello globale, che potrebbe essere una tra le più importanti al mondo. Vediamo ora il gruppo Skyway, vediamo le novità, per così dire, che posso portarvi questa sera. Allora, il gruppo Skyway è composto da diverse società, ogni società ha una finalità ovviamente diversa. C'è la Skyway Technology, che è la società che sviluppa la tecnologia, i suoi
infrastrutture, i modelli che rispettano i brevetti e così via. Poi c'è la Global Transport Investment, che è una società per tutta l'operazione finanziaria della raccolta degli investimenti. Poi c'è l'Eurasian Rail Skyway System Holding Limited, che è la in realtà sono due, vedremo dopo in dettaglio. E poi abbiamo la Junisky Corporation, che è la società a cui fa capo il presidente Junisky, Anatoly Junisky. E poi abbiamo una società finanziaria, la First Skyway Invest Group, che si suddivide in due società, la Skyway Capital, con cui possiamo devolvere i fondi, oppure la Skyway Invest Group, che anch'essa è una società di brokeraggio, raccoglie fondi appunto per il fine di concludere l'Eco Technopark. La Skyway Capital, a differenza della Skyway Invest Group, è che nel suo interno, nel suo organigramma, ci sono molti, alcuni, non molti, alcuni direttori di Skyway. Quindi, mentre invece in Skyway Invest Group ci sono sempre persone professionali, ma che non rientrano nel direttivo decisionale di Skyway. Comunque sia, l'obiettivo di entrambe è quello di raccogliere fondi, e non solo raccogliere fondi, ma dare una consapevolezza a quei cittadini, a quelle istituzioni, che possono cominciare ad esaminare e sviluppare progetti in linea con la tecnologia Skyway. E in particolar modo, proprio questo approfondimento legato allo sviluppo tecnologico nel territorio è quello che consideriamo importante nel nostro piccolo paese italiano. Perché dico piccolo? Perché Skyway ha priorità in quei paesi dove i grossi problemi di infrastrutture, di inquinamento, di alluvioni possono essere più frequenti rispetto a un nostro paese. Pur sempre difficoltà ci sono anche nel nostro paese con i disastri ambientali che ci sono oggigiorno. Ecco, parlavo appunto dei direttori di Skyway Capital. Questa è una fotografia della conferenza in Slovacchia, dove Beata e Gabriella e Laszlo, che è diciamo, il top expert del nostro gruppo, Ungheria, erano presenti a questa conferenza, e questa è la foto dei direttori, partendo da sinistra Viktor Baburin, che si occupa dei contratti internazionali, Kudrashov, che si occupa del marketing, Franciszek Szolár, Irina Volkova, Sergei Sibiriakov, quest'ultimo si occupa del progetto della blockchain. La blockchain, non tutti sanno che cos'è, ma è un modello matematico che viene sviluppato, utilizzato oggi in primis per la moneta digitale, ma può essere usato per la gestione di enormi quantità di dati, informazioni che possono essere contratti, che possono essere gestione di appunto linee come Skyway, e si occupa appunto di questo progetto. Poi c'è Ineta Anzane e Vladimir Maslow, che è quello che si occupa dell'operazione economica finanziaria, che andremo a spulciare proprio in questa fase qui. Allora, questa è una slide che non è molto leggibile perché è scritta in piccolino, ma cercherò di farvela. Allora, farvela vedere io. Allora, qui abbiamo la Junisky String Technology sul lato sinistro, che ha praticamente un valore
di 100 milioni di rubli, che sono circa 1 miliardo di dollari. Poi abbiamo, ed ecco, la Unisci String Technology, UST, è suddivisa in Global Transfer Investment, il 90%, e la Unisci il 10%. Sul lato destro abbiamo la Global Transport Investment, che racchiude l'operazione di 400 miliardi di dollari per la costruzione dell'Ecotecnopark e per lo sviluppo della tecnologia, a cui si suddivide in Uninski Corporation fino al 66,73%, 72%, e il restante viene suddiviso in Euroasian Rail Skyway System Holding Limited 1 e Limited 2. Lo vediamo meglio nella prossima slide, ecco, dove abbiamo questa capitalizzazione, il contributo di 400 miliardi di dollari sulla Global Transfer Investment, suddivisa appunto in queste due società, la Unisci Corporation, che ha del 66,67%, un 18,33%, e poi c'è l'altra società, che è divisa in ERSS1 e ERSS2. Perché due società? Perché Uninski ha, per ridurre i rischi finanziari, ha suddiviso la capitalizzazione su due società distinte. Queste due società contribuiscono allo sviluppo dell'Ecotecnopark con una porzione di queste quote. Vale a dire, sull'ERSS1 abbiamo di 60 miliardi di quote, 30 miliardi dedicate all'investimento e al credito per lo sviluppo dell'Ecotecnopark. Considerate che siamo vicino ai 56 miliardi, quindi siamo quasi arrivati alla soglia dei 60, mentre invece nella Skyway Capital ERSS Holding 2 la distribuzione totale è 73 miliardi e rotti e 400 milioni circa, mentre invece quelli dedicati allo sviluppo tecnologico dell'Ecotecnopark sono 36 miliardi. Ecco, questo è un pochino quello che è lo scenario della raccolta fondi. Adesso qui abbiamo una slide poco comprensibile perché abbiamo il scritto cirillico, ma ci abbiamo anche una parte tradotta in italiano. Allora, di questa slide non voglio starci troppo sopra, voglio semplicemente far vedere come lo sviluppo tecnologico con il centro di assistenza tecnica e la manutenzione dei progetti mirati nei vari paesi sono legati appunto anche al centro di cooperazione degli investitori e nel riquadro centrale c'è anche il centro di finanziamento pubblico e lo sviluppo di Skyway Coin. Skyway Coin sarà la moneta digitale e quindi ci sarà il lancio di una ICO. L'ICO è l'offerta iniziale della moneta digitale su cui stanno lavorando perché questo ci aiuterà nella raccolta fondi attraverso appunto un sistema alternativo a quello delle quote azionarie. Vi preciso il fatto che le quote di partecipazione, quindi che diventeranno poi azioni, sono una cosa, la moneta digitale è un'altra cosa. Vi
Vi suggerisco di tenerle separate perché la prima, le quote di partecipazione che diventeranno poi azioni, vi genereranno dei dividendi a vita se le terrete, mentre invece la moneta può darvi un valore aggiunto potenziale iniziale per poi essere uno strumento di scambio, nulla di più. Quindi mai barattare le quote di partecipazione con le monete. Questo è un mio suggerimento. È un mio consiglio personale, nulla toglie che uno poi è libero di fare quello che crede. Qui è un altro schema dove riporta il fatto che lo sviluppo tecnologico porta a uno sviluppo di formazione, costruzione, garanzie di controllo, qualità, supporto informativo, fornitura di competenze, fornitura di personale specializzato. Quindi c'è uno sviluppo lavorativo importante, uno sviluppo, una crescita e un modo di muoversi più semplice in sicurezza. Quindi è un progetto molto articolato. Queste slide servono per farvi capire come il sistema è molto articolato e complesso e a differenza di quello che noi potremmo ridurre in soldoni, dire io metto soldi domani quanto ne ho di più. Questo è quello che può essere il partecipante all'operazione che non è consapevole della complessità e dello sviluppo importantissimo di questo progetto. Non ci sono eguali in questo momento come progetti a livello mondiale, proprio perché io sono abbastanza attento a valutare tutta una serie di scenari progettuali di vario tipo, e questo non ha eguali, soprattutto nell'ottica anche di dare una spinta all'aumento dei benefici a breve termine sul processo di sviluppo e di raccolta fondi con l'operazione dell'introduzione della moneta digitale, ma soprattutto l'introduzione della blockchain che diventa importantissima per la gestione di tutti i dati che verranno veicolati su queste linee, proprio perché è necessario la gestione di tutti i mezzi di comunicazione che si muovono su una rete globale che si chiama appunto Transnet ed è l'internet delle cose. Quindi per partecipare chiaramente a questo crowd investing ci sono diverse soluzioni che sono di diverso tipo a seconda dello standard personale. Io suggerisco, ma è un mio consiglio personale, semplicemente personale, di essere partecipanti, cioè qualunque quota mettete, ma mettete una quota e avete appunto quote di partecipazione aziendale Skyway. E ci sono appunto diverse soluzioni, possibilità da piccoli importi a più alti importi, tutto dipende dalla vostra economia. Vi suggerisco di diversificare, vi suggerisco di mettere in questo progetto un qualcosa che non vi può servire domani, ecco, per metterlo per perso, perché così non ci pensate e potete vivere anche senza quello che mettete in questo progetto, ma vi consiglio di mettere qualcosa perché ci sarà uno sviluppo veramente importante che fa sì che aumenterà di 1.000 volte, 100 volte, 1.000 volte il vostro potere d'acquisto di quello che voi depositate in questo progetto. Qui ci sono diverse soluzioni, potete andare benissimo a vedere sul sito peraltro adesso in italiano nella sezione per investimenti, anche se ribadisco non è in questo momento un investimento per azionario o obbligazionario, ma è semplicemente un contributo a una startup innovativa. E la cosa bella è che con un dollaro mi vengono date per un pacchetto start 60 alle 65 alle 75 quote. Per un pacchetto senior mi vengono date per un dollaro ogni dollaro 70
barra 80 quote. La differenza sta nel fatto della modalità di pagamento, cioè nelle modalità di condizioni da rispettare per i pagamenti che possono essere rateizzati. Questi sono pacchetti per i partner. Chi sono i partner? Sono quelle persone che, oltre a partecipare al contributo per costruire l'Eco Technopark, sono quelle persone che dedicano anche tempo per parlare e diffondere questa sensibilità verso gli amici, parenti, conoscenti, collaboratori, colleghi di lavoro e via dicendo. Questi sono un pochino più vantaggiosi per il semplice fatto che l'azienda premia le persone che ne parlano e con questi premi si possono acquistare questi pacchetti, solo con i premi, diciamo così. Questa invece è una tabella riassuntiva che fa vedere che si può partire anche con una quota una tantum, una volta non realizzata, di 15 dollari. Quindi non facciamo semplicemente gli spettatori di questo progetto, ma partecipiamo con anche quote, anche piccole, chi vuole piccole, ma soprattutto partecipiamo perché è importante avere delle quote. E chi ne ha, suggerisco di continuare a fare un piano di accumulo di queste quote, perché quando diventeranno azioni avranno un valore molto più alto di quello che noi possiamo immaginare in questo momento. Qui, una volta che uno ha completato il pagamento o una tantum o rateizzato in 9-10 mesi, oppure anche in meno se uno li vuole pagare in meno, viene rilasciato un certificato, che non è questo, ovviamente. Allora, ci siamo. Allora, il certificato è un certificato elettronico che dice che First Skyway Invest Group, che è la società di raccolta fondi con cui si è stipulato un contratto nel 2014, riconosce un certo numero di quote, intervallate in modo preciso, al signor Rossi, per esempio. Questo certificato viene poi sostituito con un transfer proprio sopra al certificato stesso, con un certificato temporaneo che attesta che la First Skyway Invest Group convoglia le quote devolute dal cittadino privato o azienda che sia alla Unisky Corporation, che accetta la registrazione con un certo numero di quote di partecipazione. Questo certificato poi viene sostituito definitivamente dal certificato che viene consegnato per posta ordinaria dalla Russia direttamente attraverso un certificato della Eurasian Rail Skyway System Holding Limited, che può essere 1 e vedrete 60 miliardi, 2, 73 miliardi di massima distribuzione. Questo certificato viene emesso anche in digitale non appena voi avete confermato l'ordine con 10 dollari di spedizione. Qui invece c'è un'iniziativa che è stata lanciata alla conferenza internazionale della Slovacchia, nella quale viene lanciato un concorso di business con piacere. Dal 20 gennaio al 20 aprile c'è la possibilità per chi raccoglie fondi direttamente per un ammontare minimo di 20.000 dollari, un massimo di 50.000 dollari, vengono riconosciuti dei viaggi premio. Il prerequisito è ovviamente quello di avere un pacchetto di quote aperto. Cosa vuol dire quote aperto? Vuol dire che io ho
ho in questo momento un pacchetto, sto versando soldi per un pacchetto e quindi è aperto perché non l'ho ancora pagato tutto. E questa è la condizione necessaria per poter aderire a questa iniziativa. Entro il 20 aprile, naturalmente, dobbiamo raggiungere gli obiettivi previsti da questo concorso. Perché? Perché ovviamente non è solo raccogliere fondi, per chi vuole naturalmente farlo, nessuno è obbligato a farlo, semplicemente sta nella cos nostra coscienza diffonderlo sempre di più alle persone affinché possiamo generare quelle situazioni in cui ci si possa creare la situazione di sviluppo della tecnologia sul territorio. Ci sono già dei progetti importanti su Milano, a Rho. In Calabria stiamo programmando eventi importanti in Sicilia, nel Molise, in Toscana, cioè, e più passerà il tempo, più ci sarà la consapevolezza di comuni, piccole entità locali dove vogliono cominciare a capire come sono le soluzioni migliorative del traffico, della congestione del traffico. Prima di concludere, volevo anche il Trentino, come dice Maurizio, il Trentino è una delle regioni più aperte a queste soluzioni innovative perché vanno a rispettare completamente il territorio e l'ambiente. Prima di concludere vorrei lasciarvi questa considerazione mia personale. Nel 1998 Sheraton investì 100 dollari per l'idea Google, che di per sé era semplicemente un'idea. Oggi quella quota è stimata a più di 1 miliardo di dollari. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che avete in mano l'opportunità del secolo, quella di partecipare con una, con 100, con 1.000, con 10.000, con 100.000, con 1 milione di quote a vostra discrezione, per quello che potete ovviamente fare. Ma vi dico che questo è un progetto che è molto, molto più grande di Google, ma molto, molto più grande perché comprende diverse tipologie di tecnologia, di progetto che racchiudono la stessa Google, perché è la rete Transnet, la rete Internet delle cose, dove noi possiamo convogliare, trasformare, trasferire merci, passeggeri, animali, quindi cose a una velocità molto molto alta a livello globale, a livello mondiale. Le quote di partecipazione avranno un valore che si aggirerà a un aumento del 1000%. Questo valore potrebbe essere subito di prima impatto, io come io, ma penso anche voi abbiate considerato come un numero molto grande, un 1000%. In realtà, se andate a vedere proprio per Google, 10 dollari investiti in 16 anni sono cresciuti più di 999.900 volte, pari a 5.208% al mese. Quindi 10 dollari in 16 anni è un valore di 100.000 dollari. Questo è il discorso. Quindi siete nel momento giusto, al punto giusto per un progetto importante per la collettività, per la società, per tutti noi. Junisky dice sempre, rammenta sempre qual è il motto di Skyway: costruisci Skyway, salva il pianeta. E aggiungiamo, Skyway è l'energia in movimento. Ringrazio tutti per l'ascolto, per il tempo che avete dedicato a questa serata. Penso di avervi dato un'ulteriore dimostrazione della complessità di questo progetto. Non pensiamolo come una cosa semplice. È riduttivo parlare di metto oggi una quota di partecipazione e domani quanto mi rende, perché ovviamente è un
un progetto complesso, ma al tempo stesso si può dare un qualcosa di veramente grande e straordinario per tutti noi, per le generazioni future, per i nostri figli e i figli dei nostri figli. Un abbraccio a tutti, tante buone cose e mi raccomando, continuate a parlare di Skyway.